Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati nella settima puntata di Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Stavolta parleremo di traiettorie inspiegabili, giocate che hanno sfidato le leggi della fisica e, da appassionati di calcio, ci delizieremo con alcuni dei gol più sbalorditivi realizzati negli ultimi anni. Ecco dunque 7 gol impossibili nella storia recente del calcio. Numero 7. Matias Almeida in Parma-Lazio 1-2. Nella stagione 1999-2000, che porterà alla Lazio il suo secondo scudetto, Matias Almeida trova una traiettoria impossibile con una conclusione al volo dalla lunghissima distanza. Resta senza parole Gigi Buffon, che nella stagione precedente aveva dovuto incassare la rete di tacco di Roberto Mancini, sempre in un Parma-Lazio allo stadio Tardini. Numero 6. Zlatan Ibrahimovic in Svezia-Inghilterra 4-2. Leggenda vuole che Ibra, quando il Paris Saint-Germain si apprestava a vincere il suo primo titolo francese dell'era degli sceicchi con Ancelotti in panchina, si avvicinò a Carletto prima di una partita particolarmente importante e gli disse: «Mister, stai tranquillo, credi in Dio?» Ancelotti gli disse di sì e Ibrahimovic rispose: «Allora significa che credi in me, andrà tutto bene». Modesti a parte, alla chiesa di Ibra aderiscono entusiasti tutti i tifosi della nazionale svedese, soprattutto dopo una rovesciata contro l'Inghilterra da distanza siderale, entrata nella leggenda in una partita in cui Ibra segnerà tutti e 4 i gol realizzati dalla Svezia agli inglesi. Numero 5. Roberto Carlos in Brasile-Francia 1-1. Nel 1997 si gioca il Torneo di Francia, competizione in cui il paese transalpino testa impianti e organizzazione in vista del mondiale da organizzare in casa l'anno successivo. In uno spettacolare Francia-Brasile, Roberto Carlos realizzerà la sua punizione più famosa. Il pallone sembra uscire abbondantemente sulla destra, poi rientra e lascia di stucco Barthez, insaccandosi a fil di palo. Nasce la leggenda della punizione delle tre dita, il colpo d'esterno con cui il terzino brasiliano riusciva a ridisegnare traiettorie ai confini della realtà. Ma parlando di quel gol alla Francia, proprio il commento di Roberto Carlos fu il più eloquente in assoluto. Ancora non mi spiego come ho fatto. Numero 4. Christian Vieri in Atletico Madrid PAOK Salonicco. Sedicesimi di finale di Coppa UEFA, stagione 1997-98. Christian Vieri ha appena lasciato la Juventus per accettare la corte dei Colchoneros e col presidente Jesus Gil vive trattative a colpi di record infranti. La Ferrari, meritatissima, venne consegnata a tempo di record. Numero 3. Ronaldo in Barcellona-Valencia. Se lo chiamavano fenomeno, un motivo ci sarà. Nella stagione 1996-97, Luis Nazario da Lima esplode con la maglia del Barcellona, regalando prestazioni pazzesche. Una tripletta al Valencia si nota per la sua accelerazione più famosa, impressionante, quasi paranormale. In mezzo a tre avversari che hanno visto il fenomeno smaterializzarsi per un attimo, prima dell'inevitabile gol incassato. Numero 2. Mohd Faiz Subri del Penang contro il Pahang nella Superlega malese. Punizione storica. Chi conosce il calcio asiatico sa che Mohd Faiz Subri è uno specialista dei calci piazzati, ma questo è sicuramente il suo colpo più famoso. Se Roberto Carlos non sapeva come avesse fatto a segnare la Francia in quel modo, il concetto di effetto sul pallone è stato ristabilito da zero dopo questo gol, vincitore del Puskas Award 2016, il premio assegnato dalla FIFA per il gol più bello dell'anno scelto fra quelli segnati in tutto il mondo. E al numero 1, Delbino del Delta Porto Tolle, nella partita giocata contro l'Ischia. Vincitore della nostra classifica è un autogol. Nel maggio 2013 si gioca la finale scudetto dilettanti tra le vincitrici del campionato di Serie D in Italia, tra Ischia e Delta Porto Tolle. Il portiere del Porto, Delbino, rinvia senza sapere che il vento gli giocherà il più incredibile degli scherzi. Il pallone inizia a tornare indietro, rimbalza e si insacca, imprendibile. Autogol peraltro decisivo, visto che l'Ischia vincerà 2-1 la partita e porterà a casa il titolo. Se il video ti è piaciuto non devi fare altro che lasciare un like e soprattutto iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!